Allora, il monumento invece è un'antica torre normanna che risale al 1050, costruita poi abbellita, ecco, da Guglielmo Pallotta. Infatti prende il nome proprio di Guglielmo Pallotta, era un'antica torre di avvistamento e di comunicazione. Ecco, Giovanni, io ti ringrazio, sei stata una guida davvero eccezionale, ma io so che all'interno di questa torre c'è un museo che ospita i quadri di un pittore che è nato in queste zone ed è un maestro conosciuto, riconosciuto, apprezzato in tutto il mondo. Lui è Franco Azzinari, eccolo là. Ed eccomi in cima alla Torre Pallotta. Qui sono custoditi moltissimi dei dipinti del maestro Franco Azzinari, che moltissime volte ha ritratto il grande premio Nobel per la letteratura Gabriel García Márquez e, come lui, moltissimi altri intellettuali del 1900. Franco Azzinari è anche il pittore del vento, così definito perché sa interpretare in maniera assolutamente personale i paesaggi, in particolare quelli della sua terra, della Calabria e di Altomonte, e lo sta facendo anche in questo momento, perché buongiorno maestro. Buongiorno Chiara. Buongiorno, vedo che sta ritraendo anche in questo momento Altomonte. Sono molte le curiosità che devo soddisfare su di lei. Ho detto che lei più volte ha ritratto Gabriel García Márquez, ma questo è solo uno dei moltissimi nomi e degli incontri importanti della sua vita, è vero? Sì, hai ragione Chiara, ho girato tantissimo e ho avuto veramente tanta fortuna di incontrare grandi personaggi intellettuali, anche politici, come Fidel Castro, attori, Anthony Quinn, Pavarotti. Mi ha chiesto di fargli un ritratto. Beh, la sua è una vita che ha offerto delle opportunità davvero straordinarie. I suoi viaggi che lei racconta quasi come un cronista attraverso le immagini. E una piccola curiosità, ma è vero che lei ha avuto l'opportunità di conoscere García Márquez proprio attraverso Fidel Castro? Sì, io frequento Cuba da tanti anni, perché il primo viaggio che ho fatto lì ho riscoperto, diciamo, una seconda Calabria. Questi colori vivi, la luce. Dopo un po' di tempo mi manda a chiamare Fidel Castro, ha voluto che gli facesse un ritratto, mi ha invitato anche a cena, gliel'ho fatto ben volentieri. E poi anche nell'occasione mi ha fatto conoscere altri personaggi, tipo García Márquez. Non solo gli ho fatto un ritratto a lui, ma gli è piaciuta l'idea di fare una mostra dedicata a lui. E gli ho fatto 20 ritratti che ho esposto adesso a La Habana. Il 10 dicembre l'abbiamo inaugurata, ha avuto un successo strepitoso. E poi spero di portarla anche a Roma. Ecco, alla fine di quest'anno. Lei ha girato davvero tutto il mondo, ha incontrato grossissimi personaggi, però una cosa è vera, lei ha lasciato la Calabria come molti, è andato al nord, però in Francia, a Montmartre, dove ha iniziato a ispirarsi a grandi pittori come Gauguin, Van Gogh, Monet. Lei si può definire un emigrante culturale? Ma in un certo senso sì, però diciamo che io sono partito per necessità da piccolo, perché avevo preso il genitore. Però sono nato artista, perché da piccolo mi ricordo che ho sempre disegnato, sempre dipinto, quindi c'è stato sempre in me questo grande desiderio di esprimere la natura e anche curioso di conoscere il mondo, non solo la Francia. Ho vissuto lì tanti anni, nel tempo libero andavo a visitare tutti i più grandi musei, tipo il d'Orsay, dove ci sono esposti i grandi dell'impressionismo. Ci sono andato spesse volte lì, perché veramente ero innamorato di questi grandi artisti, questi scopritori della natura en plein air, come sto facendo io adesso, rendere la natura vivace nei suoi colori primaverili. Però ho fatto un ritorno alla Calabria nei miei 27 anni, è stato per me una scoperta totale, perché questa macchia mediterranea è unica al mondo, non esiste in un altro posto. Come vedi tu Chiara, qui è uno spettacolo. Lei ha ragione, con le sue parole, con le sue immagini ci emoziona il maestro Franco Azzinari, che io ringrazio, e noi tra poco entreremo quasi nelle immagini, nei quadri del maestro Azzinari, perché andremo a scoprire i frutti di questa terra che lui dipinge in maniera così magica.